Iniziamo senza coloro che sono passati. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, consacriamo proprio tutto quanto alla Madonna, consacriamo anche noi stessi, tutto quello che ci può appartenere. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, ripetete questa preghiera con me. San Michele Arcangelo, San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, difendici nella lotta. Sii tu il nostro aiuto, sii tu il nostro aiuto. Contro la malvagità e le insidie del demonio, contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo, supplichevoli preghiamo. Che Dio lo domini, che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, con il potere che ti viene da Dio, in catene ricacciami l'inferno Satana, in catene ricacciami l'inferno Satana, e tutti gli spiriti maligni, e tutti gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo, si aggirano per il mondo, per perdere le anime, per perdere le anime. Questo Gesù è troppo forte, grazie. Sì. Basta che faccio io. In questo caso lo metto, allora mi scaccio. Allora adesso non lo posso più vedere questo. Allora, questa sera, questa sera parleremo di un argomento che ho preso a cuore da questo pomeriggio, proprio lo Spirito Santo me l'ha messo dentro il cuore. Ho chiesto oggi che, di cosa volesse in qualche modo che io parlassi, ma appunto ho aspettato, alla fine mi è venuto nella mente e nel cuore questo che vi dirò stasera, che secondo me è una delle cose più soavi, ma anche più potenti, praticamente che io ho sperimentato nella mia vita, nel senso proprio è il nome di Gesù che si manifesta in maniera particolare su certe aree della vita. Allora io ho fatto molte catechesi, ho spiegato l'azione ordinaria del demonio, verso le tentazioni, ho spiegato l'azione straordinaria, quindi la possessione, la vessazione, l'ossessione, l'opposizione diabolica, la circoncessione, la schiavitù. Vabbè, esiste anche la soggezione diabolica, che è quando uno si dà proprio, in quel caso non è una vittima di un maleficio, ma è una persona che si dà proprio a quell'altro, che come fanno i satanisti, quella si chiama soggezione diabolica. E però oggi devo toccare una cosa che secondo me è di un'importanza incredibile e ho fiducia che possa servire, grazie a Gesù, per velocizzare in maniera enorme le liberazioni, le guarigioni, tutti i doni di Dio. E come riferimenti di libri, l'altra volta vi ho citato questo libro di Federico Cadini, pare che si chiama, già l'ho citato il libro, quindi poi praticamente, insomma, già l'ho annunciato, quindi lo potete sentire negli audio, però faccio riferimento anche a padre Roberto De Grandis, che ha scritto un libro, Come combattere Satana, e poi un po' a tutti i ministri di guarigione, non posso citare tutti i libri e tutto quanto, però quelli più importanti li ho citati, e loro fanno vedere una cosa. Allora, le porte del demonio, oggi stasera parleremo di come chiudere, già ne ho parlato in due catechesi mi sembra, però parleremo in maniera più approfondita di come chiudere le porte al demonio nella vita, in modo tale che siano aperte soltanto quelle dello Spirito Santo. Allora, le porte
Al demonio della vita io ho già spiegato, ho fatto due catechesi come chiudere le porte al demonio, mi sembra, quindi già lì ho spiegato tutti i vari passaggi, le varie porte che si possono aprire, però stasera ne voglio parlarne proprio di una porta che diciamo che a volte è meno visibile, è meno percepibile, però forse è tra le più importanti tra le porte che si possono aprire al demonio, e sono in particolare le ferite interiori. Allora, qual è il criterio per capire quando c'è un problema in una persona? Il criterio è abbastanza semplice, l'ho imparato così, però più vado avanti più vedo proprio è vero, no? Il criterio è quando la persona perde la libertà o completamente o in qualche zona della sua vita. Per esempio, la persona comincia ad avere delle paure per cui pur potendo non riesce più a fare un figlio. Quando pensa a un figlio viene un terrore. Se tu gli chiedi ma perché? Allora, questo è importante, quando è una cosa naturale, se io chiedo alla persona perché, la persona ti può dire perché, che ne so, sono troppo anziana e mi viene la paura, perché mi hanno detto che potrei morire, per assurdo, no? Insomma, ci sono dei motivi che poi si possono superare con la fede, però uno lo sa perché. Ma quando te hai una paura spropositata di una cosa e non sai veramente perché, ecco lì, è importante, perché vuol dire che non sei completamente libero su quella cosa. Tu sai solo che c'è paura e la eviti la cosa. Ma questo significa che se tu continui così, man mano diventerai prigioniero o prigioniera nella situazione. Perché ti riesci a muovere come uno che in casa riesce a muovere in tutte le stanze, meno in una, perché c'ha paura. Alla fine cosa fa? È come se qua la stanza la chiude. Questo è il segno di mancanza di libertà, perché mo il demonio ha fatto chiudere una stanza, l'altro giorno magari ha fatto chiudere la seconda, no? E così via. Allora, questo può capitare con le ferite interiori, ma ferite interiori non significa che uno ha avuto qualche ferita nella vita, quello può capitare a tutti, ma sono quelle ferite che è forse meglio chiamare traumi, o quantomeno ferite che arrivano a condizionare la persona con paure, con tristezze, con sentimenti negativi, ma la condizionano così tanto che gli tolgono veramente nei fatti la libertà. Allora, quando una persona comincia a sperimentare questo e non deve risolvere la cosa e avendone paura e magari negando il problema, perché noi dobbiamo ricordarci che da soli non possiamo fare niente, ma con Gesù è possibile guarire e liberarsi da qualunque cosa. Quando Gesù è andato in croce, Gesù ha preso ogni tipo di male su di sé e ti ha liberato già da qualunque tipo di paura, male spirituale, male psicologico, male fisico, da qualunque cosa. Cioè Gesù ci ha fatto, tra virgolette, già a botte con queste cose, ha vinto. Io me ne metto più un botto. Se no, me ne guardi un po' tanto. No, non sarebbe via l'influenza. E perché è veramente fischietto. Allora, Gesù ha già preso tutto. Tu devi sapere, il primo atto di fede è sapere che se tu vuoi affrontare questa cosa non sarà solo, perché Gesù l'ha già affrontata. Tu devi soltanto preoccuparti di seguire Gesù nel percorso che ti fa fare per uscire dalla cosa. Lo Spirito Santo con la prova vi darà la via d'uscita. Ma se ti dà la via d'uscita vuol dire che c'è sta già la via d'uscita, no? Non è che la fabbrica di Berlino. Lo Spirito Santo perché ti dà la via d'uscita? Perché Gesù è morto, ha vinto la via, in Gesù io sono la via,
E quindi già c'è Maria, te la devi rivelare lo Spirito Santo. Però è importante che tu sappia che non sei solo o sola ad affrontare la cosa, perché spesso ciò che paralizza è pensare che uno praticamente è solo e non ce la può fare, è troppo forte il nemico. Invece no, il punto di partenza è sapere qualunque cosa Gesù ha presa su di sé. Se questa cosa è un fulmine, la possiamo immaginare come un fulmine, ha già scaricato su Gesù. Tutta la sua forza è andata su Gesù e l'ha persa perché Gesù l'ha vinta. Quindi io devo soltanto con Gesù affrontarla in modo tale che quando devo affrontare questo fulmine nella mia vita non mi faccio via. Però Gesù l'ha già affrontato e vinto, e questo è importante. Allora, e questa sera io voglio annunciare un modo semplice che troverete anche in questo libro di Federico Cadimba, che si chiama, ma anche in quello di Padre Roberto De Grandis, ne parla anche Don Serafino Falco e così via, molti ministri di guarigione ne parlano. E questa guarigione con Gesù dalle ferite è importante, perché le ferite nella mente, nella psiche, sono come delle porte che si sono aperte. Possono essere, la porta può essere o un po', magari c'è una porta un po' scalfita, quindi la porta c'è e non c'è problema. È stata un'esperienza brutta, però non t'ha sfornato la porta. Ma a volte ci sono esperienze così dolorose che possono sfondare la porta nella mente. Cioè quel dolore è come se è riuscito a entrare e ormai, tra virgolette, si è sedimentato a livello proprio di mente. Allora vi dico una cosa bella. Gesù è sceso agli inferi e ha liberato i prigionieri. Così con Gesù tu puoi scendere in profondità e Gesù libererà questi ricordi. Che significa liberare i ricordi dolorosi? Non significa che non ti ricordi più, perché se non ti ricordi più purtroppo vuol dire che c'hai Alzheimer. Non ti sta bene, insomma, quindi è meglio che ti ricordi, tra virgolette, no? Invece non soffrire più per i ricordi non significa non ricordarsi la cosa, ma non sperimentare più l'angoscia, il negativo legato a quel ricordo. Cioè io prima, ogni volta che pensavo a quella scena, dovevo smettere di pensarci perché è troppo dolorosa. Dopo che l'ho guarita con Gesù, me la ricordo e sento la gioia della liberazione che mi ha dato Gesù. Quindi il sentimento che è legato a quel ricordo è cambiato. La guarigione sta proprio in questo, che i ricordi sono immagini, scene, cose, ma a quel ricordo si lega di solito un sentimento che quando si vuol dire è negativo. È come se si sono sposati il ricordo e il sentimento. Allora, quando interviene Gesù, cosa succede? Che Gesù scioglie questo legame che si è creato fra ricordo e sentimento negativo, lo scioglie, il ricordo rimane perché appunto la goccia ce la esana, e il sentimento si trasforma. Immaginatevi gli apostoli, prima che scendesse lo Spirito Santo, erano pieni di paura, pensando a tutto quello che era successo. Dopo che è intervenuto Gesù, sono usciti per evangelizzare il mondo. Che è cambiato? Che è intervenuto Gesù, che la cosa l'hanno affrontata con Gesù. E questa è la stessa cosa che vale per noi. Allora, la guarigione sta proprio in questo, nel sciogliere il legame negativo, in certi casi diabolico, che si è creato fra il ricordo e il sentimento. È quello il problema. E quando lo fai con Gesù, Gesù trasforma, ti fa risorgere anche nei sentimenti, e quello che prima te ci volevano le gocce o le medicine per calmarti, perché non potevi neanche più pensare, dopo, mano a mano, sempre anche col permesso del medico, smetti le medicine e le gocce tutto quanto, perché sempre non c'è più bisogno di qualcosa che ti in qualche modo contenga. Ok? Allora, concretamente, come si fa questa preghiera? Voglio andare sul concreto perché
Questa è una preghiera che si può fare anche da soli, perché in realtà non si fa mai da soli, si fa sempre con Gesù, come lo insegnerò. E quando la cosa voi vedete che magari o pensate che non riuscite a gestirla da soli, magari la potete fare con un fratello, una sorella di fede, anche più di uno, no? Però di solito quando si fa la guarigione interiore è meglio essere poche persone, non è che potremmo fare, perché se escono fuori i ricordi dolorosi, è bene che ci sia una certa privacy, no? Perché insomma, pure quello il clima di amore, non l'amore di Dio, aiuta, no? E se invece ci sono casi, guardate, a volte avvengono delle liberazioni anche da possessioni in maniera brevissima. Perché quando si chiudono le porte della mente, il demonio non c'ha più accesso e quindi deve uscire anche dal corpo, in qualche modo. Questo è una cosa sperimentata, non è una cosa che sto dicendo così, l'ho sperimentata anche, l'ho vista anche con i miei occhi. Quindi, per questo voglio annunciarla, perché dopo questa catechesi comincerà veramente qualcosa di potentissimo a livello di Spirito Santo. Grazie a Gesù. Allora, e io vi dico un modo semplice che ho imparato, poi mantenendo sempre gli stessi principi, uno, lo Spirito Santo è creativo, quindi a te te può guidare in un modo, però i principi sono quelli. Allora, la prima cosa, la persona si deve mettere tranquilla, poi ho detto, se pensa di poterlo fare da solo, magari lo fa davanti al Santissimo, davanti alla croce, davanti a qualcosa dove sta pregando, no? Oppure se lo fa anche, che ne so, a casa, si mette alla presenza del Signore, inizia. Se invece uno vede che non può gestire la cosa bene, è meglio che lo fa con altri. Quando invece sono casi, ad esempio, di possessione diabolica, in quel caso il criterio è sempre se la persona sa gestire e chi sta con le persone che stanno con la persona sanno gestire la cosa, perché non è una preghiera di esorcismo, è una preghiera di guarigione interiore, quindi se lo fa tranquillamente, no? Non è un esorcismo solenne della Chiesa, no? Però naturalmente se c'è una possessione vi assicuro che il demonio in certi casi, quando tu cominci a chiudere la porta, viene fuori come se stessi facendo praticamente la realtà, gli fa un esorcismo, però gli stai a chiudere la porta. Allora l'esorcismo è quando vedi l'albero e lo stradichi direttamente. Questa invece è una preghiera che zappa intorno e alla fine l'albero cade. Il demonio sa che è così, per questo teme moltissimo. Io, mi è capitato in certe preghiere, quando ho fatto un po' questo tipo di... che a un certo punto io non stavo facendo, che ne so, preghiere particolari, proprio con Gesù stavo facendo una preghiera di guarigione interiore, ho visto veramente la potenza di, questa, di questi principi. Allora, la prima cosa importante, mantenendo queste prudenze che ho detto, e poi naturalmente una persona posseduta, sarebbe meraviglioso se lo può fare con l'esorcista. Perché? Perché esiste un altro modo, che però non dirò stasera perché quello non è quello che fa l'esorcista, no? E che è veramente di un'efficacia, però fatto con l'esorcista aiuta tantissimo il posseduto. Perché l'esorcista può intervenire sia con la guarigione interiore, ma può intervenire anche poi in maniera molto forte sulla possessione, no? Si potrebbe fare, l'ho detto, anche privatamente, però bisogna saper essere sicuri che la cosa si può gestire, perché ogni disturbo diabolico è diverso. A volte anche una possessione c'è, però la persona veramente non fa niente. Ci sono delle manifestazioni, però la persona non si muove, non fa niente, quindi non è pericoloso, niente. Invece ci sono possessioni che praticamente a volte le persone devono essere rette, no? Allora, quindi uno, tutto quanto sta nel vivere e rivivere i ricordi con Gesù. Allora, la prima cosa, uno si mette in preghiera, si mette, chiude gli occhi e si immagina Gesù. La domanda è, di solito chi ti aiuta ti dice immagino di Gesù, e di solito si riesce a immaginare Gesù. Poi
quando l'hai immaginato, uno domanda, allora vuole aiutare la persona, dove lo vedi Gesù? E c'è sta chi ti dice, lo vedo davanti a me, lo vedo a destra, lo vedo a sinistra. Vabbè, questo è importante perché è come la samaritana davanti a Gesù ha trovato la guarigione, così noi se ci mettiamo davanti a Gesù, Gesù ci parlerà come la samaritana e alla fine correremo pure noi ad annunciare Gesù che ci ha guarito. Lo stesso tipo di cosa, la scena è quella. Però, dato che la verità è Gesù, uno si mette davanti alla verità, cioè se la immagina e vede dov'è. Dopodiché, qua io poi personalizzo, perché queste cose l'ho lette, però dopo insomma, l'ho fatta personalizzare, quindi tante cose le sto aggiungendo io, perché ho visto che sono efficaci, grazie a Dio. Poi, immaginati come terza cosa che Gesù ti prende per mano. E adesso inizia il pellegrinaggio di guarigione. È un vero pellegrinaggio. Come per la Divina Amore devi partire, devi cominciare a fare i passi, fai il pellegrinaggio, così Gesù ti prende per mano e tu gli dici, Signore, adesso portami a vedere le porte nella mia vita che sono ancora aperte al demonio e che vanno chiuse perché io guarisca, mi liberi, mi santifichi e così via. Allora, guardate, rimarrete scioccati in senso bello di come Gesù conosce la vostra vita e quando voi chiedete di iniziare il pellegrinaggio e di portarvi per mano, quindi state tranquilli perché state per mano con Gesù, non vi può succedere niente, beh, Gesù praticamente ti porta a vedere delle cose che a volte tu neanche ricordavi. E questo ti accorgi che è proprio Gesù, perché tu non puoi essere perché tu non lo ricordare. Allora, facciamo degli esempi, perché voglio che si capisca bene la cosa, perché praticamente è semplicissimo, non è che, no? Allora, per esempio, io mi faccio vedere da Gesù che mi guidi e poi devo vedere quali sono le prime immagini che mi vengono in mente, che Gesù mi mostra. Allora, può succedere che mi mostra un'immagine che a me mi sembra che non significa niente. Per esempio, mi mostra una camera della mia vecchia casa. E tu dici, ma che c'entra qua? Gesù che mi sta portando il pellegrinaggio, basta che sto con Gesù, poi se ne porta a vedere la camera, che meraviglia, basta che sto con Gesù, è una meraviglia, no? E invece Gesù sa cosa c'è legato a quella immagine. Tu magari non te lo ricordi. Allora, come si fa? Non bisogna cercare di capire, mamma mia, ma che significa sta camera? Non bisogna ragionare. Bisogna stare per mano con Gesù, di Gesù che mi sta a mostrare l'immagine della camera. Allora, sentite la preghiera da fare. Perché se Gesù ti mostra quell'immagine, vuol dire che a quell'immagine c'è legato del dolore che va guarito. Allora uno comincia e dice, Signore Gesù, nel tuo nome e con te perdono tutte le persone legate a questa immagine per tutto il dolore che mi hanno procurato volontariamente e involontariamente. Spesso quando si fa questo improvvisamente si schiarisce tutto, cioè poi dopo uno capisce perché non era una fantasia, così era proprio vero. Quindi prima di tutto, quindi perdono tutte le persone legate a questa immagine che mi possono aver procurato dolore volontariamente e involontariamente, e per questo perdono dato con te dichiaro chiusa questa porta satanica. Perché si può dichiarare chiusa? Perché ciò che scioglierete in terra sarà sciolto in cielo nel nome di Gesù. E come si sciolgono le cose? Col perdono. Vi faccio un esempio: se io ho fatto un peccato mortale, sono legato, come me mi sciolgo? Vado a chiedere il perdono in confessione e il perdono mi scioglie in terra e in cielo. Ma quello è il perdono sacramentale. Ma esiste pure il perdono personale, perché quando la cosa è legata alla mia persona non è che devo andare a pregare, oppure telefono a una persona interessata e dico, sei interessata alla scena perché devo confessare? No, non è così che si fa. Sei te, Gesù perdona attraverso di te,
quella situazione in maniera privata, poi se la persona ci avrà bisogno sicuramente ci andrà a lei, insomma. Però una volta padre Roberto De Grande si racconta che c'era un uomo che aveva fatto soffrire tantissimo una donna e lei lo odiava in una maniera praticamente incredibile, sperava in qualche modo che se ne andasse all'inferno, che gliene potessero capitare tutti i colori per quello che era stato veramente un comportamento cattivo, non è perché diciamo era un pochetto strano lei, no? Un giorno Gesù gli ha detto: se tu lo perdoni, lo perdonerò anch'io e verrà sciolto e si potrà salvare l'anima. Lei fece il perdono, dopo pochi giorni, se mi ricordo bene, quell'uomo morì, ma morì praticamente chiedendo praticamente perdono. Quindi il perdono che lei aveva dato aveva fatto sì che Gesù intervenisse su quella persona e prima di morire si potesse salvare, altrimenti si sarebbe nato. Perché quando tu perdoni, dato che tu sei il corpo di Cristo, allora Gesù è il capo del corpo, ma noi siamo il corpo di Cristo, quindi quando io corpo perdono una persona, è Gesù corpo che perdona me. Cioè questo, noi ci abbiamo, anche se non è solo battezzato e non è prete, ma il battesimo ti fa diventare corpo di Cristo, non è che è un giochetto, il battesimo è il sacramento più importante di tutti, che è quello che introduce. Quindi, quando un battezzato come corpo di Cristo perdona, è la potenza. Quindi, iniziare, vedere la prima porta, perdonare, dichiarare chiusa la porta, e dopo che hai dichiarato chiusa la porta, Signore, dichiaro chiusa questa porta per il perdono dato con te, e per questo perdono dichiaro che i demoni che erano legati a questa immagine non hanno più diritto su di me per tormentarmi. L'hanno perso davvero il diritto, non è un modo di dire, lo perdono davvero il diritto, perché una volta loro il diritto ce l'avevano, perché tu con quella situazione avevi un legame di dolore e a volte di risentimento. Allora, fino a quando c'era il legame di dolore e di risentimento, i demoni in qualche modo possono dire: noi abbiamo diritto a fargli venire i pensieri del risentimento, del vendetta, a tormentarlo. Ma quando tu sciogli col perdono, i demoni non ce l'hanno più il diritto, e quindi se ne devono andare. Vi assicuro che funziona in una maniera incredibile. Poi, quindi questo è il modo di pregare. Poi facciamo un altro esempio, perché voglio farvi diversi esempi, così ognuno poi può personalizzare se ne ha bisogno. Allora, la prima volta abbiamo visto la scena della stanza che sembrava che non serviva a niente, invece poi succede una cosa molto importante, che tu magari inizi perdonando, poi il Signore appunto ti può far diventare ancora più chiare le cose. Però il modo è sempre lo stesso, se capitasse: perdonare con Gesù, chiudere la porta dichiarando e dichiarando che rimane verso dentro. Arriverà un momento che non mi vengono più in mente immagini. Gesù non vi mostrerà più nessuna immagine. Perché? Perché le porte sono tutte chiuse. E a quel punto i demoni non hanno più diritto su di te, e a quel punto chiedi a Gesù di cacciarli per sempre via, di dargli destinazione, di non farli più tornare. E se ne devono andare tutti, perché hanno perso i diritti. E poi finisci chiedendo di riempirti e sigillarti nello Spirito Santo, perché i vuoti lasciati devono essere riempiti dallo Spirito Santo. Come dice il Vangelo, no? Che se il demonio se ne va, quella casa rimane vuota, spazzata e adorna. In qualche modo basta che tu un giorno ti fai venire un altro pensiero di risentimento al demonio, te ormai senti che non ti fa più effetto perché la porta è chiusa, proprio per qualche motivo ti riavveleni, puoi iniziare la storiella. No, invece no, la porta è quando è chiusa poi si vede e si sente. Poi per esempio, allora, il pellegrinaggio di Gesù, la prima porta ha fatto vedere questo, una seconda volta mi ricordo la scena di quando mio padre picchiava mia madre. Gesù mi fa rivedere quella scena, che a volte sono molto specifiche, cioè a volte magari vanno a essere così generica, stanzetta, che a volte non sono molto precise. Uguale, Gesù sta per mano con te, non mi vede niente. Prima, quando hai visto tuo padre che picchiava tua madre, eri sola,
ti sei sentita sola e persa, ma adesso c'è Gesù con te. Quindi chi te lo tocca più? E allora Gesù, nel tuo nome, con te, perdono tutte le persone coinvolte in questa scena per tutto il dolore che hanno procurato volontariamente o involontariamente, e per questo perdono dato con te, Gesù, dichiaro chiusa questa porta che mi tormentava e dichiaro che i demoni che erano legati a questa porta non hanno più diritto su di me. Guardate, di una potenza incredibile. La cosa si può fare anche da soli. Io un giorno, quando c'era veramente il Covid, in stavo in stanza, mi era preso un dolore strano al punto del corpo e Gesù mi ha fatto capire: ma vuoi capire che io sono vivo? Chiedimi perché c'è questo dolore, fai un po' sta cosa con me. Allora mi è successo che mi metto, vedo Gesù, stava davanti a me, Gesù da guidami, a un certo punto vedo una scena, perdono, chiudo e il dolore mi è passato. L'ho detto, mamma mia, ma sta preghiera è qua, cioè qua c'è la preghiera, Gesù è veramente Gesù. Gesù conosce la nostra vita in una maniera che, ma dove è scritto che io sono condannata a rimanere tutta la vita e come mi sento adesso? Dove sta scritto? Qua nascite Gesù, ma quale lettera va arrivata? Allora nel nome di Gesù tutto può essere sciolto, no? Però bisogna, ecco, magari dare anche dei modi concreti come sto facendo adesso, no? Ma ci sono, la Chiesa è andata lì, noi ce l'abbiamo, però questo è un modo sempre in accordo con la Chiesa. Poi per esempio, mi mette questa adesso, pure Gesù improvvisamente mi conduce a rivedere una scena dove io nel cuscino trovavo una treccia dei capelli. Quindi vuol dire che una persona mi ha fatto una fattura molto semplice, non è che ci vuole molto, ma a meno che tua madre faceva la parrucchiera e si era sbagliata, no? Perché, no? Come una volta ho visto una scena io, una signora è arrivata e aveva tutti i capelli intrecciati in maniera che non era possibile farli manco da un parrucchiere, e mi ricordo che uno gli disse, lo dico per pregare, no? Gli disse: senta, lei più che lei la benedizione c'ha bisogno di un parrucchiere. Poi dopo questa cosa insomma si è risolta, però per dire veramente una cosa, invece erano intrecciature dovute a un maleficio, come capitava a volte negli animali. Gli animali a volte trovavano, quando i contadini la mattina, i cavalli con tutte le trecce fatte, che c'erano poi dei maleficio, no? Poi certo bisogna diventare fissati, però quando le cose superano la natura è normale che il cavallo non è che si è fatto lo champagne, non è che dice, sai, l'altra cavalla gli ha detto aspetta che non ti faccio i capelli, no? Quindi, nel senso, non è una cosa naturale. Allora, vedi questa treccia, Gesù te la mostra perché è arrivato il momento di sciogliere definitivamente e chiudere questa porta del maleficio. Allora, Signore Gesù, nel tuo nome e con te perdono tutte le persone legate a questo maleficio, per tutto il male che mi hanno procurato volontariamente e involontariamente, o che hanno procurato a me, alla mia famiglia, insomma, chi sapete, magari voi, per questo perdono dichiaro chiusa questa porta del maleficio e dichiaro che i demoni legati a questa porta non hanno più diritto su di me. Però qui ho imparato una cosa che nei libri non ho letto, sinceramente, però ho capito che qua, perché questo tipo di preghiera funziona con le ferite interiori, soprattutto. Quindi di un maleficio ti guarisce il dolore che tu hai avuto a sapere che ti hanno fatto un maleficio, che è una cosa brutta, eh? Però se c'è un legame di maleficio è un'opera straordinaria del demonio. Quindi perdonare scioglie, dichiarare scioglie, però in questo caso specifico, quando c'è un'opera straordinaria del demonio, è bene anche fare una preghiera specifica per spezzare il legame di maleficio. Quindi dire: Signore, dichiaro per questo perdono chiusa la porta, dichiaro che i demoni non hanno più diritto su di me, e nel nome di Gesù chiedo che sia spezzato ogni cosa, ogni legame di maleficio e ogni cosa ancora che mi lega a questo maleficio. Così si fa proprio, si spezza, oltre che non hanno più diritti i demoni, ma
e gli diritti ai demoni gli vengono tolti, ma se i demoni le cose l'hanno fatte prima, levargli i diritti significa avere il potere di agire ancora, ma i legami si erano fatti prima, quindi vanno spezzati. Cioè, te liberi anche nel primo modo, però facendo lo spezzamento è molto più veloce la cosa. Sapete che ci sono persone che quando tu fai questa cosa qui del perdono e spezzi, vomitano. Eppure non gli hai fatto una preghiera di esorcismo e di liberazione. Vi ho detto, c'è sta il modo diretto di sdraiare all'albero, ma c'è quello... Perché vi sto insegnando questo modo? Perché prima di tutto la Chiesa permette anche le preghiere di liberazione. Anche le preghiere di liberazione si possono fare privatamente, quindi non è che una nega l'altra, però questo modo io l'ho trovato molto molto suave e potente. Spesso permette che la persona abbia meno reazioni che la potrebbero in qualche modo turbare. Di solito non ti turbi, perché quando sei sotto preghiera la preghiera ti custodisce anche dei turbamenti, però se uno si può liberare con meno dolori e più dolcemente, cioè... Nel senso, non è che uno deve farlo senza microfono, quindi... È una batteria, insomma. Ok, quindi se la persona si può liberare in questo modo è meglio. Poi facciamo qualche altro esempio. Ah, ecco, ok, grazie Gesù, mamma mia che meraviglia. Allora, una persona può avere l'esempio, e mi sentite? Sì. Anche se parlo senza, si sente lo stesso. Può avere praticamente degli errori che praticamente non sono comprensibili. E questo fa sì che la persona, se tu gli dici ma com'è c'è questo errore? Io non lo so, so solo che ce l'ho. E allora, quando capita così, può essere successo che la persona abbia ricevuto qualcosa quando stava nel grembo. Quindi sentire lo sente, perché gli è arrivato addosso praticamente la cosa brutta, il trauma. Ma non si ricorda del trauma, perché non era formato il cervello nel grembo ancora. E quindi ecco perché ti dice, io lo sento, ma non lo so perché. E te credo, non lo puoi sapere, perché non c'avevi ancora la facoltà di ricordarlo. Allora, ad esempio, e uno parte dal sentimento brutto che sente, il terrore, e dice, Signore Gesù, nel tuo nome, con te perdono tutte le persone che sono legate a questo sentimento di terrore. Per tutto il male che mi possano aver fatto volontariamente e involontariamente. Per questo perdono dichiaro chiusa questa porta, anche se era nel grembo, e dichiaro che i demoni non hanno più diritto su di me. E se in grembo, invece di una ferita, ho ricevuto un maleficio, nel nome di Gesù spezzo questo maleficio e tutte le conseguenze che ha portato su di me nella mia vita. Perché? Perché potrebbe essere un maleficio che quando tu stai in grembo è arrivato, tu ne hai sentito praticamente il pericolo, perché magari era a morte, quindi ne hai sentito tutto il tremore e quindi hai registrato il terrore, tra virgolette, ma non ti ricordi perché ce l'hai questo terrore, non c'è motivo. Ma dato che noi siamo fatti bene da Gesù, ricordatevi sempre che non tutto quanto è spiegabile, ma ogni cosa, anche se non è spiegabile, c'è sempre un motivo, perché noi siamo fatti bene da Dio. E se uno ha un terrore, c'è un motivo per cui ce l'ha. Tu non lo sai, non te lo ricordi, ma Gesù se lo ricorda. È per questo che devi fare il pellegrinaggio con Lui. Magari non ti dirà, figlio mio, nel grembo ti hanno fatto un maleficio, sì, vabbè, te lo diventano. Però magari può darsi che te, Gesù ti prende per mano e ti mostra tua madre con la pancia, quando ti portava in grembo. Tu dici, ma che c'entra? Signore, nel tuo nome, perdono e tutto quanto.
E poi tutto quanto si scioglie in questo modo. Questo è molto molto importante, perché può succedere, addirittura ci sono state... Allora, questa è una cosa che voglio sottolineare. E quando una persona sa il motivo, può usare questa preghiera, ricordandosi appunto Gesù ti porta a vedere le scene, tu poi ti ricordi, sì è vero, io ho vissuto questo, quindi sei consapevole proprio, no? Di quello che ti è successo, guarisci, ok, e ti liberi. A volte invece appunto uno non lo sa, e quando non lo sai vuol dire che cosa vuol dire quando non lo sai? Vuol dire che potrebbe non essere ripreso da te. Quindi, o può essere una cosa che è vissuto nel grembo quando tu non ti ricordavi, ma che è arrivata da qualcun altro. Oppure addirittura il dottor Kenneth Cole, e naturalmente questo va detto in chiave cattolica sempre, se no rischiamo di diventare eretici, no? E lui ha sperimentato in 600-700 casi, quindi guarigioni, una marea di guarigioni, no? Ha sperimentato praticamente che certe cose, certi sintomi che uno sente, a volte possono essere permessi da Dio per farti capire che un tuo parente è morto in quel modo e ha bisogno di preghiere, perché magari nessuno, infatti faccio un esempio. E il dottor Canerico ci aveva sto malato psichiatrico, vedete, sempre la perde la libertà, questa aveva perso talmente la libertà che l'avevano richiuso in psichiatria. E questo sentiva sempre, ogni volta i psichiatri sentivano che sentiva le voci, gli davano i farmaci perché praticamente diceva che è psichiatrico, forse è schizofrenico. Allora, il dottor Canerico aveva imparato dal Signore invece che quando le voci e le cose non andavano via con i farmaci, allora quelle voci dovevano essere ascoltate bene. Cioè, bisognava capire veramente che cosa significa. Perché di solito con i farmaci, con i trattamenti moderni, certe cose vanno via se sono solo psichiatriche. Allora, quando non vanno via, è lo stesso criterio dei malefici. Quando tu ti accorgi che la persona e le medicine gli fanno effetto su una cosa, può essere sintomo che c'è un maleficio, cioè che l'azione non è naturale, ma è diabolica. Quindi ci vogliono le preghiere di liberazione e gli esorcismi, ci vogliono le medicine. E allora lui dice che sentiva sempre ste sirene, sto terrore, e si andava tipo a me pare a rifugiare nei posti. Normalmente tu vedi uno che fa così, dice, oh, poraccio, no? Veramente sta proprio male, porello, no? È psichiatrico. Invece il dottor Canerico lo fece parlare, si fece raccontare bene tutti i sintomi che aveva, quindi vedeva l'allarme, vedeva la scena, si andava a rifugiare, e gli venne in mente che sembrava una cosa legata a una guerra. Adesso proprio in questo tempo non sono gli allarmi, purtroppo le persone si vanno a rifugiare e hanno pure il terrore, no? Beh, chiamò praticamente i suoi cari e si fece dire se tra i parenti defunti c'era qualcuno che era morto senza funerale, senza conforti funebri, senza che nessuno se ne fosse preso cura nella preghiera. E scoprirono che c'era stato un soldato, loro parente, morto in quel modo, con le sirene e tutto quanto, e che non avevano mai fatto un funerale a lui perché era morto in guerra. Beh, che cosa fece? Organizzarono una messa, fecero la messa per il defunto e il malato psichiatrico è guarito. Gli sono passate le sirene, le voci e tutto, perché Gesù permetteva quella cosa solo per permettere, per far capire che un defunto aveva bisogno di preghiera, e faceva manifestare quei sintomi non perché erano della persona, ma perché erano di una persona bisognosa. Un altro esempio. E questa donna improvvisamente cominciò a avere delle fobie riguardo l'acqua, cioè passava vicino alla pozzanghera, reagiva praticamente come se avesse visto praticamente, che ne so, gli abissi. E non era normale, perdita di libertà, perché il secondo che ti dici, vabbè, ma mi voglio sporcare le scarpe, passo da qua, vabbè, è ragionevole. Ma che te vedi una pozzanghera e reagisci che in altro posto sembra che hai visto un leone, non è normale come cosa.
Allora, tutti i trattamenti psichiatrici, perché poi tu danno una cura, perché a un certo punto c'aveva proprio che veniva sempre più forte, non gli avevano fatto effetto. L'hanno mandata dal dottor Kenny McCall, perché appunto avevano capito che sapeva trattare queste situazioni. Fece la stessa cosa con questa persona e scoprì, vero, lui c'ha le testimonianze, che un suo parente era morto nel Titanic. Quindi la paura dell'acqua era un sintomo, fecero la messa e la persona guarì. Allora vedete, noi siamo fatti bene da Dio, anche se noi non sappiamo il motivo di una cosa, il motivo c'è. Non ci dobbiamo preoccupare, Dio è pronto sempre a liberarci, ad aiutarci, perché ci vuole bene. Allora vedete, prima ci sono delle cose che uno si ricorda la scena, dice sì, mi ricordo, l'ho vissuta, è una cosa proprio mia, riguarda me. Ma a volte le cose non riguardano te. Addirittura potrebbero riguardare tua madre. Magari 9 mesi che aveva in grembo te, ha avuto, che ne so, un'angoscia, magari gli è morto il padre. E quindi per 9 mesi è stata con un'angoscia, si è sentita, che ne so, abbandonata. E quella cosa si è trasferita nel bambino. E il bambino ha degli strani praticamente comportamenti che magari succede che una persona dice ciao, ci vediamo domani, no, non ti mangiare, non ti mangiare, dice ma che cosa c'è questo ragazzino, finché mi dice di vanno a scuola o posso venire, però insomma nel senso e allora non bisogna dire ma questo ragazzino è poco tonto, no, bisogna dire signore, ma come mai questo ragazzino fa così? Tu ti guida, Gesù ti fa vedere magari la madre che lo porta in grembo, tu fai la preghiera di perdono per tutte le sofferenze che possono essere state causate dalle persone coinvolte, quindi la madre e il figlio, e la cosa si comincia a sciogliere o si scioglie. E questo è importantissimo, che Gesù ti mostra, ti porta a vedere, è un pellegrinaggio di guarigione. Come il pellegrinaggio ti dimostrano questa Madonna del Loreto, questa è, lui ti dice figlio mio, questa è la porta che bisogna chiudere, questa è la seconda, questa è la terza, con me le chiudiamo tutte. Allora ecco, questo è molto importante. A volte credo che questo possa essere, a volte questo può succedere anche quando praticamente la cosa riguarda noi stessi. Per esempio, io mi sono legato a una persona, magari, che ne so, due persone hanno 25 anni, hanno cominciato una relazione, poi la cosa si è rivelata veramente una fregatura, una delusione enorme, magari la persona era anche violenta, lui o lei, e tu non ti perdoni che hai perso 3 anni di vita, 4 anni di vita, quando l'avevi capito magari da subito che cose non andavano. Allora in questo caso Gesù conducimi, Gesù ti porta a rivedere, magari ti mette davanti qua la persona, oppure ti mette davanti un'immagine dove voi stavate per mano all'epoca, diciamo, perdona tutte le persone coinvolte e a un certo punto capisci che Gesù sta facendo questo per farti perdonare la persona che ha procurato sofferenze, che è lui, ma devi perdonare anche te stessa per tutto il dolore che hai permesso e che ti sei procurato te con le tue scelte sbagliate. E guardate, avvengono delle guarigioni enormi, enormi. Cioè, è una cosa di una semplicità. Ricordatevi sempre, è importante sapere che si fa con Gesù, è importante fare il pellegrinaggio, è importante chiudere le porte, dichiarare chiuse le porte, dichiarare che i demoni non hanno più diritto. Quando ci sono opere diaboliche, è bene fare anche con Gesù e chiedere che spezzi il legame cattivo, maligno che ci porta praticamente legare a quella cosa lì. Questo vale sia nelle cose diaboliche, ma vale anche quando c'è stato, per esempio, questo è importante, non avevo pensato di dirlo, invece grazie Spirito Santo. Allora, a volte la possessione diabolica può avvenire, o i problemi diabolici, che non possessione, pure di meno, può avvenire, per esempio il legame diabolico può avvenire sia con i malefici, le cose che già ho spiegato, ma a volte può capitare con una cosa di cui parla il dottor Kenneth McCauley, che si chiama, in psichiatria è chiamata sindrome da possessione, che però non è una cosa legata direttamente a un maleficio,
ma capita di solito tra due persone. Ci sono due partner, un uomo e una donna, mettiamo 30 anni tutti e due. Allora cosa succede? Che fra i due non si crea un rapporto di comunione nello Spirito Santo dove c'è libertà e c'è comunione, quindi entrambi sono personalità diverse che fanno comunione. No, succede che una personalità prende talmente autorità sull'altra che l'altra viene proprio spogliata della sua personalità, non può fare più niente. Al punto che pure un'altra cosa deve andare al bagno gli deve aver permesso a lui o a lei. Purtroppo sono cose che capitano più o meno così, volete meno, no? Allora, un esempio, questo capita nelle coppie, anche a volte che si vogliono sposare o così via, quando si vede che una personalità prende il sopravvento sull'altra, ma in maniera veramente... ho detto il criterio è la perdita di libertà dell'altro, ma non è la perdita di libertà, significa perché te non mi mandi a fare tutti i mesi viaggi, se ti due sposi lo sai che se c'è figli, lo sapevi prima, pure io non ci vado perché lo richiede il bene comune, quindi quello che è richiesto dal bene ok, ma proprio ti leva la libertà. Per esempio c'era questa mamma, l'ho raccontato, che aveva sempre questo dolore al cuore, in petto, e è andata da psichiatri, medici, nessuno gli è riuscito a risolvere il dolore. Hanno mandato da sto dottore, che è il dottor Ken McCall, che è morto, diciamo, però diciamo, ecco, ha insegnato queste cose, era un ottimo psichiatra, lui era un missionario medico e poi per conoscere come aiutare i malati mentali si è rimesso a studiare e ha fatto psichiatria. No, perché Gesù gli aveva fatto capire che doveva trovare un modo per raggiungere tutte le persone anche nelle loro patologie, perché la patologia è come un'isola dove tu ti trovi, se uno riesce a trovare il canale per arrivarci ti tira fuori, no? Allora va lì dal dottore, la prima volta che la riceve il dottore ha ricevuto un paio d'ore, ha fatto parlare tutto il tempo a parlare di sto figlio, di sto figlio, di sto figlio. A un certo punto il dottore gli ha detto: scusi, da come parla di sto figlio mi sembra che c'è qualcosa che non va fra voi. Ma che tormenta! La reazione praticamente se n'è andata via praticamente. E proprio, poi l'ha chiamata e gli ha detto che l'avrebbe denunciato. Vabbè. A un certo punto lei, che era credente, se ne va su una collina in una chiesa per ritrovare la pace, perché si era proprio arrabbiata. Mentre stava in preghiera sente una voce che gli dice: non hai ancora tagliato il cordone ombelicale con tuo figlio. Sì, un altro psichiatra non mi è venuto. No? Praticamente ha cominciato a cercare tutta la chiesa, a tornare, o psichiatra non c'era. Beh, se mette a prega sempre, non hai ancora tagliato il cordone ombelicale con tuo figlio. A quel punto ha capito che era Gesù, non era il dottore. Che cosa gli era successo al figlio? Dato che lei aveva il figlio piccolo e gli è morto il marito, talmente il senso di protezione sul figlio che gli ha scelto addirittura la donna da sposare, il lavoro da fare, cioè annullare proprio la personalità dell'altro per motivi di protezione. Però non può essere, perché Dio se ti ha creato vuol dire che te vuole che esisti, non che sparisci, no? Beh, il figlio era ricoverato in psichiatria a 200 km di distanza da anni e la moglie di suo figlio pure era malata, stava in un sanatorio e il loro bambino l'avevano affidato ai servizi sociali perché si erano ammalati tutti e due, moglie e marito. Quando la mamma di lui ha detto: va bene Gesù, se è così, adesso taglio il cordone ombelicale con mio figlio, con cui l'ho ottenuto legato per anni e anni, che aveva 30 anni e il figlio 40 anni sono. Beh, lui ha i documenti e tutto, racconta che il giorno stesso il figlio improvvisamente ha cominciato a sentirsi meglio, il fine settimana gli hanno dato il permesso di andare a mangiare dal fratello. Beh, allora lui è guarito, la moglie è uscita dal sanatorio, gli hanno ridato il figlio e dopo 20 anni ancora stavano bene, racconta il dottor Campbell. La sindrome da possessione è che un altro ti condiziona la personalità al punto tale che ti lega
E dato che tu glielo permetti, è come se diventasse un idolo per te, perché chi è che te può condizionare così? Solo Dio, però Dio non lo fa. Allora tu stai facendo di quella persona un idolo, allora comincia a entrare praticamente una mancanza verso Dio, quindi si mette un demonio su quel legame, un demonio di schiavitù, che fa sì che tu diventi schiavo, quindi sei posseduto a livello psichico. Naturalmente preferisco chiamarlo legame, perché la possessione riguarda proprio la possessione diabolica del corpo, no? In questo caso è un legame, cioè sei legato psichicamente. Allora, come si fa a sciogliere questo tipo di legame? Quello che già vi ho detto, il dottor Kennemer faceva in questo modo. Prima di tutto si faceva una preghiera e si spezzava nel nome di Gesù il legame maligno che si era creato tra queste due persone. Poi si chiedeva di perdonare tutte le persone coinvolte in questa situazione, molto simile a quello che vi ho detto prima, no? E poi si chiedeva a Gesù di trasferire questo legame dalla schiavitù sotto la signoria di Gesù. Quindi tre passaggi. Guardate, sono cose che funzionano, sono di guarigione, io ve le sto annunciando perché più noi le sappiamo, più le sappiamo mettere in pratica, e più il fiume della guarigione, della grazia di Dio, dovunque arriverà, guarirà. Non ci sono casi irrisolvibili, non ci sono casi impossibili. Padre Tardiffe diceva, per Dio non esiste un caso disperato. Però bisogna sapere quanto è potente quello che ci insegna la Chiesa, quindi il perdono, la dichiarazione di fede, e così via. Quale sono? Meno 5. Allora facciamo una preghiera. Mi sembra che gli esempi non fatti abbastanza. Spero che. Sì. Da quello che mi raccontava, mi fa in mente una persona, e padre e figlia. Posso io fare la preghiera? Questo rivolto la preghiera per loro? Grazie di questa domanda. La domanda è: se una cosa riguarda altri, posso io fare questa preghiera? Se la preghiera è quella del dottor Kenneth McCall, di spezzare il legame, di chiedere il perdono per tutti e trasferirlo sotto la signoria di Gesù, sì, si può fare anche per procura della donazione, per gli altri. Quindi sì, io consiglio di farlo in questo modo, sia privatamente così, e sia segnando tre messe. La prima messa per chiedere che si spezzi il legame maligno tra due persone, la seconda perché scende il perdono su tutte le persone coinvolte, e la terza perché grazie al sangue di Gesù il legame si trasferisce sotto la signoria di Gesù e ci rimanda per sempre. Guardate, queste cose che ho insegnato stasera, lo posso dire, sono proprio meravigliose, che al di Gesù io non c'entro niente, sono meravigliose perché ha fatto lui. Guardate, riascoltatele, imparatele, mettetele in pratica, perché, e come dicevo l'altra volta nel battesimo in spirito, dove passa Dio tutto canta e grida di gioia. Però per cantare e gridare di gioia bisogna passare cose con Gesù, come il Mar Rosso, no? Però così si passa, non lo so, sembra una preghiera, quella che vi ho spiegato, di una semplicità quasi da ragazzini, ma vi assicuro che Dio è semplice, è vivo, e quindi se poi fa vedere cose funzionano, perché il nome di Gesù è potente. Sì. Perfetto, se una persona invece è defunta, che a me mi è venuta in mente una persona. Bravissima! Non mi ero scordato di dire sta cosa. Mi dico, Spirito Santo, se una persona è defunta è uguale. Uguale. Si spezza ugualmente il legame, perché il legame è un legame, per esempio, può essere un legame di risentimento. E tu ce lo puoi avere con defunto. Vi faccio un altro esempio e poi finisco. C'è stava sto signore, l'ho detto già 3-4 volte questo racconto, c'è stava sto ragazzo che aveva una quantità enorme di problemi, no? E lui pensava di avere praticamente delle tendenze omosessuali, no? Non poteva avere le donne e poteva avere i cappellani. Però se tu gli dicevi quello che dicevo prima, vedete il criterio, se tu gli dicevi perché, non lo so. Infatti la cosa gli è successa nel tempo. Perché? Perché la madre era infermiera e all'epoca andò più volte con un cappellano militare. No? Sì, ospedaliero o militare, non mi ricordo, no? Quando, che cosa è successo? Che quel peccato ripetuto tanto
varie volte, ha fatto sì che l'inconscio del figlio in greco si ferisse e lui poteva vedere le donne, perché la madre era una traduttrice, tra virgolette, e poteva vedere i cappellani per ovvi motivi, insomma, no? Quindi, e se rifiutava ad andare a messa per quel motivo, non sapeva perché, ma a messa non ci voleva andare nel suo istituto, perché poteva vedere, lui poteva stare vicino, no? Quando il dottor Kenneth McCall ha parlato con la madre, lei tra virgolette ha confessato, non nel senso sacramentale, ma ha detto quello che aveva fatto, l'ha detto al figlio, ha chiesto perdono, il figlio è guarito, cioè gli è passata la cosa sia per le donne e sia per i cappellani, infatti poi si è sposato con i figli e tutto, e aveva fatto un sacco di cure psichiatriche. Allora vedete come siamo fatti bene? Anche se il motivo non lo sai, il motivo c'è, lo sa Gesù, non ti preoccupare. Roberto, c'è una cosa. Sì. Ma questa cosa delle messe si può fare anche se il legame ci riguarda? Anziché fare la preghiera specifica? Allora, grazie per questa domanda. Questa cosa delle messe si può fare anche quando la cosa ci riguarda, no? Sì, perché la messa è la celebra tutto il popolo di Dio, in particolare i sacerdoti, no? Quindi è la Chiesa che prega per te. Tu preghi con la Chiesa, ma in realtà è la Chiesa che prega su di te. È una potenza. Vi benedica a tutti Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.